si rivota e la seconda votazione per eleggere il Presidente della Repubblica e andrà sicuramente buca, come si dice nel termine più gergale. Perché? Perché è inutile negarselo, non ci saranno che pochi voti nell'urna. Sicuramente non ci saranno quelli del PD, quelli del PDL, quelli della Lega, quindi ci sarà una beneficiata prevedibilmente di voti per Stefano Rodotà, se Sel lo voterà e soprattutto se lo rivoterà chi l'ha proposto, ovvero il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che è una volta tanto autorevolmente rappresentato dal capogruppo al Senato Vito Crimi, che abbiamo imparato indirettamente a conoscere, che è con la nostra Alessandra Sardoni. Eccolo, sì, infatti stavo dicendo che eravamo insomma contenti di averlo in televisione in collegamento perché in altre occasioni non era stato possibile. Allora, Crimi, come intanto un commento su questo risultato, questi numeri, il fatto che Marini non ce l'abbia fatta con così tanto scarto dal traguardo? Ma a me interessa semplicemente commentare il risultato di Rodotà. Rodotà, che era il candidato che è venuto fuori dalle nostre Quirinarie, è stato votato non solo dai nostri 163 candidati, ma anche dai nostri 163 parlamentari, ma anche da altre 80 persone. E quindi è un segno forte che è una persona di alto profilo. Il candidato che è Rodotà non è il presidente del Movimento 5 Stelle, questo è per chiarire, non lasciamo l'etichetta, è un presidente, potrebbe essere un presidente di tutti, perché il profilo di Rodotà non è in discussione, mi sembra che venga anche dall'area del centro-sinistra del Partito Democratico, quindi non vedo perché non possa essere votato e accolto anche dal Partito Democratico. Beh, perché comunque c'è il PDL che non sarebbe favorevole, quindi comunque non è di tutti, di quella parte lì no. Ci siamo noi, c'è il Partito Democratico, insieme potremmo anche raggiungere risultati anche al primo turno. Volendo. Ecco, ha fatto molto scalpore e provocato reazioni di diffidenza e anche così di spiazzamento nel PD quell'intervista di Beppe Grillo al Fatto due giorni fa, in cui legava la possibilità, legata appunto all'elezione di Rodotà, di aprire un dialogo anche sul governo con il Partito Democratico. È così? C'è un'offerta di questo tipo? Se sarà eletto Rodotà, il Movimento 5 Stelle potrebbe accettare anche di dare una mano e far nascere un governo di centrosinistra? È il sé che non va. Qui stiamo facendo l'elezione del Presidente della Repubblica. Chi vuol votare Rodotà, voti Rodotà perché lo ritiene un buon Presidente della Repubblica e non perché questo consente poi successivamente altre manovre. Avrei stato Grillo a dire dialogo. Però in generale sto dicendo che chi vuol votare Rodotà, voti Rodotà e lo voti perché lo ritiene un Presidente della Repubblica in grado di svolgere il suo compito e non lo voti perché quello consentirebbe, è una condizione per poter fare altro, perché altrimenti siamo nella logica dell'accordo, che è quella logica che a noi non ci compete. Noi vogliamo semplicemente che venga eletto il miglior Presidente della Repubblica possibile. Dal nostro punto di vista è Rodotà e non crediamo che ci siano controindicazioni perché lo sia. Ma ci potrebbe essere un cambiamento di clima però e quindi o lei invece esclude che ci possa essere un'apertura sul governo da parte vostra? No, il cambiamento di clima è sicuro, cioè nel momento in cui venisse eletto un Presidente della Repubblica come Stefano Rodotà è chiaro che è tutta un'altra cosa, ma non possiamo però subordinare l'elezione o la scelta di un candidato a quello che succede dopo. È questa logica che vogliamo scardinare. Lo so che è difficile da comprendere, ma è il tipo di rivoluzione che vogliamo portare. E non mi si dica è così, è sempre stato così. Se noi siamo qui e in 3 anni siamo arrivati a questo punto, è probabile che nei prossimi anni. Così perché anche lei dice se c'è un cambio. Nei prossimi anni è possibile che cambi completamente questa logica. Allora eleggiamo il Presidente della Repubblica. Non facciamo diventare l'elezione del Presidente della Repubblica un elemento di scambio per altre cose. Presidente della Repubblica eletto, quello che verrà farà la sua proposta di governo, in quel momento faremo tutte le nostre considerazioni, però ripeto non è una logica di scambio o di condizioni tali quali, cioè tali che permettono poi di fare altro. Mi perdoni. Siete blindati sul nome di Rodotà, prego. Ecco, a questo volevo arrivare. Rodotà è l'unico nome, ecco, prego.
No, prego. Sì, Stefano Rodotà è il primo nome dei disponibili, primo nome disponibile di quella rosa venuta fuori dalle nostre primarie interne. Però credo che sia un po' diversa la domanda di Mentana. No, certo, perché però lui mi ha risposto indirettamente, perché fino a ieri pomeriggio il nome era quello di Milena Gabanelli, poi è diventato quello di Rodotà. Non vi impiccate a un nome, quindi, purché stia nella vostra hit parade, nei famosi 9 posti prima di Grillo? Non purché sia nei 9 posti, ma purché sia il primo dei candidati individuati disponibili. E quindi non è che andiamo a pescare in questa rosa, altrimenti non avremmo fatto il secondo turno, avremmo fatto solo una rosa da cui pescare indipendentemente. Invece noi abbiamo fatto un secondo turno in cui abbiamo chiesto ai nostri iscritti di scegliere un ordine con il quale individuare il nostro candidato. E in questo momento, dopo la rinuncia di Milena Gabanelli e di Gino Strada, tocca a Stefano Rodotà. Ma scusi, se il PD Rodotà, altri... se il PD vi dicesse Perché dovremmo rinunciare a Rodotà? Ecco, perché non Rodotà? Perché deve fare un altro nome? Perché non un è quello altro? Che deve spiegare il PD. Perché è questo che sto arrivando proprio a questo. Perché deve essere proposto un altro nome? Stefano Rodotà non va bene? Perché non va bene? Quindi prima mi si spieghi perché Stefano Rodotà non va bene. Lo si spieghi agli elettori del PD che sono fuori a fare una manifestazione in cui chiedono Rodotà presidente. Non sono quindi tutti. Lo spieghi il PD, lo spiega ai suoi elettori e dica perché no Rodotà. Dopodiché faccia tutte le altre proposte. È il pensiero di Crimi, mi pare. E vi riunirete prima delle prossime votazioni? Probabilmente ci riuniremo stasera, come abbiamo deciso tutte le sere, per commentare un po' il voto. Di fronte con Beppe Grillo, con Casaleggio. No. Come no, gruppi, parlamentari. Gruppi parlamentari. Assolutamente. Sì. Allora sì, scusi, Crimi, la domanda. La domanda è questa, sì. Crimi. Di fronte all'apertura del PD, mettiamo, disposto magari a votare un candidato che sia di 5 Stelle, di SEL e del PD stesso, e di fronte all'argomentazione il nostro non può essere, il vostro non può essere, scegliamone un terzo insieme, lei risponderebbe ancora: noi abbiamo la nostra, avevamo fatto le Quirinarie, quindi era o Gabanelli che ha rinunciato o Strada che ha rinunciato, e allora è Rodotà o nessun altro? Personalmente, come gruppo dico, dobbiamo rispondere ai nostri iscritti che ci hanno dato un'indicazione, quindi non possiamo disattendere questa richiesta, altrimenti veniamo meno proprio al ruolo che ci siamo dati. Potreste tornare a rivolgerci ai vostri iscritti? Un'altra proposta che vi piace? Ripeto, noi dovremmo confermare la scelta dei nostri iscritti. Quella è sì, ma se non è possibile e viene fuori un altro nome, reinterpellerete i vostri iscritti? Ma noi ai nostri iscritti abbiamo dato la possibilità di mettere qualunque nome, potevano mettere pure il... Però ormai è quello. Sì, ma se quello non c'è, ottimo, semplicemente ottimo non ci saranno i vostri voti su un altro nome. Significa che appunto tra i 10 abbiamo dato la possibilità di mettere liberamente tutti i nomi possibili. Sì, però le fasi del negoziato hanno fasi successive. No? Ma il negoziato vale anche per voi, ricerca di nome. Allora, se quel nome l'ho capito, non litigate. Però quel nome non litighiamo assolutamente con il sorriso. Allora, se però questo schema non funziona, la nostra domanda era: ma allora si cerca un altro nome e quindi reinterpreterete la rete, oppure Rodotà o nessuno, voto contrario e basta? Prima qualcuno deve spiegarci perché Rodotà non va bene, ancora questa cosa. Ammesso, qualcuno ve lo può anche spiegare, no? Per esempio, qualcuno ve lo spiega e poi dice di no. Voi che fate? Ma qualcuno ce lo spiega e ci convinca che Rodotà non va bene, perché mi sembra veramente difficile. Va bene, mi sembra che sia una posizione molto ferma, come dire. No, e del resto possiamo dire con chiarezza che il vincitore, dal punto di vista tattico di questa tornata elettorale, per la scelta del Capo dello Stato è sicuramente il Movimento 5 Stelle, nel senso che al contrario di quello che è successo per l'elezione di Grasso al Senato,
le contraddizioni sono finite tutte dalla parte del PD e anzi il candidato del Movimento 5 Stelle ha trovato il sostegno di tutta SEL e sparsi, come noi sappiamo, da Civati ad altri, anche di altri almeno 30 grandi elettori, quindi da questo punto di vista è comprensibile che la strategia non debba cambiare. Allora, era il nome giusto sicuramente per dividere perlomeno. Crimi deve andare, che è conteso. Andiamo a incontrare i cittadini fuori. Ah, fuori? Sì, andiamo a incontrare i cittadini fuori, che sono fuori, che stanno manifestando, stavano appunto chiedendo a gran voce Rodotà presidente. Benissimo, allora lasciamo a questa incombenza Vito Crimi. Seguiamolo, grazie. Con le telecamere poi. Naturalmente. Allora. Naturalmente.